Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. Venezia e Padova non si è giocato soltanto in campo. Per tutto il giorno tifosi veneziani e padovani hanno vagato per una Venezia nebbiosa, sfiorandosi a volte ma mantenendo comunque, per fortuna, un atteggiamento di correttezza. Il nostro inviato Maurizio Crovato. Treno speciale da Padova per la Laguna. Arrivano gli ultras euganei. Sono quasi 2000 ad attenderli, 300 poliziotti e carabinieri. Pronto imbarco immediato per l'isola di Sant'Elia. Ce la facciamo. Sì. Io sono notario, te sei notario. Ma c'è tanta rivalità tra voi e Venezia? Tantissima. I veneziani dicono, le galline dove sono? Come le galline dove sono? I pesci dove sono, che sono morti tutti ormai con quest'acqua? E se nell'acqua i pesci non ci sono, vicino c'è uno stadio stracolmo di padovani e di veneziani. Derby da scintille di straordinaria intensità emotiva in un Pierluigi Penso al massimo della capienza consentita, 15.000 sugli spalti, record di presenze ed incasso, circa 350 milioni, tifo alle stelle e in campo due squadre che si sono affrontate a viso aperto cercando la vittoria dall'inizio alla fine. Il Padova ha accarezzato il sogno di espugnare il terreno lagunare esattamente per 71 minuti. Tanti ne sono trascorsi dal vantaggio biancoscudato dopo appena 5 minuti dall'avvio al pareggio di Campilongo. È Simonetta a sbloccare il risultato, cross di Gabrieli, Caniato non trattiene e per il neo acquisto patavino ex lucchese è un gioco da ragazzi, rispondendo così all'assurda contestazione di alcuni sedicenti tifosi biancoscudati al momento del suo arrivo a Padova, meno di un mese fa. Allora Simonetta, l'eroe di Sant'Elena per quanto riguarda il Padova, un gol per entrare nel cuore dei tifosi biancoscudati? Sì, ti ringrazio per l'eroe. No, è una partita un po' sentita da tutte e due le parti e... Abbiamo disputato una grande partita e purtroppo c'era un rammarico che potevamo chiudere la partita, comunque tutto sommato il risultato penso che sia giusto alla fine. È il primo gol fuori casa dall'inizio di questo campionato della squadra di Sandreani e Stacchini. Il Venezia accusa il colpo ma prende subito d'assalto l'area biancoscudata sfiorando il pareggio a più riprese con Lizzani, colpo di testa sul palo, poi con Bortoluzzi, Maiellaro, Rossi e Filippini, ma spesso la mira è sbagliata. Galderisi intanto cerca il raddoppio e lo manca d'un soffio, travolgente e irresistibile la sua azione personale, ma Caniato è piazzatissimo. Tutto lo stadio in piedi gli tributa un interminabile applauso. Alla mezz'ora il Venezia invoca il rigore per questo contrasto in area patavina tra Rosa e Bonaldi. L'arbitro Amendolia lascia correre. Ripresa. Bonaldi manca il bersaglio di un niente. In area biancoscudata si accendono mischie furibonde, in una di queste, a un quarto d'ora dal termine, il pallone finisce tra i piedi di Campilongo, che ottiene il pareggio. È il suo settimo gol personale, ma quel che più conta, la fine delle sofferenze veneziane, in campo e fuori. Sì, ci è andata bene, una partita che c'era veramente da dannarsi l'anima se la perdevamo. Una partita che abbiamo... Sì, rischiato, però abbiamo anche dominato. Nel secondo tempo abbiamo giocato a una porta. Loro ci hanno messo in difficoltà, forse con qualche azione di rimessa. Comunque, l'importante è che poi alla fine tutto è andato bene. Il pareggio ci sta benissimo. Per come si era messa la partita, siamo contenti. Ce lo descrivi quel gol? Niente, c'è stata una mischia in aria e questa palla è uscita sul lato destro. Io l'ho calciata di prima intenzione al volo e ho fatto...